Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu, sono in studio immobiliare di Cagliari. Oggi infatti siamo a Cagliari e vi sto per presentare un nuovo appartamento, nuovo sul mercato. Siamo in uno dei quartieri migliori e più ricercati di Cagliari, siamo al quartiere del Sole. E siamo direttamente sull'appartamento, questo che vedete alle mie spalle è il portoncino d'ingresso. L'appartamento che tra poco vi presenterò è un appartamento ampio. Abbiamo una tipologia quadrivano con tre camere da letto, di cui due di taglio matrimoniale, un soggiorno doppio, doppio ingresso, doppia finestratura, un disimpegno, anzi diverso, distribuito in due ambienti, due bagni, uno di servizio non padronale, una cucina abitabile e una veranda chiusa a tinello, più un balcone a fronte strada. La zona è spettacolare, abbiamo diversi parchi nelle immediate vicinanze, lo vedrete successivamente poi nella faccia. Quello che vedete alla mia destra è uno dei due ingressi al soggiorno, che direttamente da questo ambiente, che è l'ambiente d'ingresso, ci porta direttamente nell'ampio soggiorno, ma lo vedremo più tardi dal secondo ingresso. Proseguendo, abbiamo il primo dei due disimpegni da cui si distribuiscono tutti gli ambienti. Da questa parte abbiamo la cucina abitabile, dietro di voi il bagno di servizio, da questa parte la porta che accede direttamente al disimpegno con la zona notte e da questa parte il secondo ingresso del soggiorno. Andiamo a vedere l'ampiezza, la particolarità di questo soggiorno e la faccio su strada. Soggiorno ampio, soggiorno doppio, con appunto doppio ingresso da cui siamo entrati e da questa parte potete notare la doppia finestratura, una finestra a quattro ante e da quella parte una finestra a due ante. Un soggiorno estremamente ampio, tanti metri quadri che contengono quella che è la passione per il proprietario, per il mare, per la navigazione. Lo potete notare da alcuni dettagli fantastici e estremamente riconoscibili. Da questa parte vi faccio notare, oltre l'ampiezza del soggiorno, quella che è la bellezza dell'affaccio. Prego. Affaccio che si concretizza con lo spettacolo che ognuno vorrebbe volere davanti alla propria casa, un parco dedicato a chi appunto vuole far divertire i bambini oppure chi si vuole riposare. Davanti a noi, infatti, abbiamo ad angolo un parco cittadino e il balcone corre per tutto l'affaccio, affacciandosi sul soggiorno e da questa parte su una delle tre camere da letto. Rientriamo sul soggiorno, sempre stessa ampiezza, sempre doppia porta e da questa parte andiamo a vedere gli altri ambienti. Gli altri ambienti da visitare. Qui abbiamo l'ingresso che abbiamo visto prima, cucina abitabile, bagno di servizio e da questa parte la zona giorno. Andiamo a visitare la cucina. Cucina abitabile che contiene da questa parte, su questo lato del muro, quelli che sono gli allacci per un eventuale riposizionamento, come era in origine, del piano cottura e della cucina tutta. Da questa parte, tramite finestra e porta finestra, si accede alla veranda lunga, chiusa e sanata, che contiene attualmente il piano cottura. Veranda chiusa che ha un affaccio spettacolare sull'altra parte della zona, sempre ornata come potete vedere i giardini, una veranda lunga che contiene non solo gli allacci appunto per la cucina come in questo caso, ma da questa parte l'apertura del servizio e da questa parte la finestratura del bagno. Questa è la zona lavanderia con lavabo e chiaramente poi utilizzata in questo caso a mo' di ripostiglio. Ritorniamo sulla cucina per andare a visitare gli altri ambienti. Dalla cucina abitabile direttamente nel primo dei due bagni, il bagno di servizio. Perfetto, bagno di servizio completo, box doccia, bidet, WC e lavello, più porta finestra che accede direttamente nella veranda che abbiamo visto in precedenza. Da questa parte torniamo indietro ed entriamo direttamente nella zona notte. Zona notte ricordiamo che appunto è completa di tre camere da letto, di cui, seppur ampie, una, la matrimoniale, più un bagno. Siamo
Siamo all'interno della zona notte, siamo nel disimpegno e gli ambienti sono così suddivisi. Da questa parte si entra nella camera matrimoniale, altra camera di taglio matrimoniale e qua il bagno padronale. Iniziamo dal bagno. Da questa parte, bagno completo, abbiamo lavello, WC, bidet, questa volta con vasca, finestrato da quella parte. Entriamo nella prima delle tre camere. Camera abbastanza ampia da contenere appunto anche una camera matrimoniale. Abbiamo un fantastico affaccio sulla parte dell'edificio che dà sul cortile condominiale. È un bel affaccio anche perché la visuale di questo quartiere dà sulle piazzette, sui pini. Altra camera attualmente adibita a studio. Finestrata sul terzo lato di esposizione. E questa è gestita appunto l'illuminazione da una finestra. Entriamo nell'ultima camera, che è la camera matrimoniale. Camera matrimoniale che vede appunto l'estensione nella parte finale, gestita dall'illuminazione e appunto assicurata da questa finestra che dà sul lato frontestrada. Ritorniamo per le precisazioni, le puntualizzazioni finali nel soggiorno. Così andiamo a ricapitolare che cosa abbiamo appunto visto. Ripercorriamo il disimpegno dal soggiorno e da questa fantastica parete ricca di accessori. Ricordiamo che abbiamo appunto visitato un appartamento ampio, è una tipologia quadrivano, tre camere da letto, due bagni, una cucina abitabile, due verande di cui una chiusa e sanata. In più abbiamo due posti auto, uno nel piano piloti e uno nel cortile condominiale. Siamo nella zona di Cagliari, una delle zone di Cagliari più apprezzate, okay? Residenziali, al quartiere del Sole. L'esposizione, la posizione dell'appartamento è veramente d'élite. Vi invito appunto a visitarlo sul nostro sito www.soim.com oppure sulle mie pagine professionali Roberto Puddo, agente immobiliare, sia Facebook, sia Instagram, sia YouTube, dove appunto potete anche vedere il video. Io sono Roberto Puddo della Soim, studio immobiliare di Cagliari. A voi tutti buona giornata e soprattutto questa potrebbe essere la prossima vostra casa. Posso vendere anche la vostra.